Questa presentazione così dettagliata, come ha detto Domenico, sono l'uomo quello che deve dare le risposte in quanto ingegnere, ed è chiaro che questa veste mia di politico, perché così si dice, gli assessori sono politici, io in teoria non mi ci vedo. Nella figura in cui mi trovo mi ci vedo però per dare apporto e supporto a tutta la squadra, ecco, in questo io mi voglio soffermare. Ma vado subito al dunque. Questa sera vi parlerò di alcuni aspetti che il nostro territorio, di cui è affetto il nostro territorio, aspetti che chiaramente riguardano le carenze infrastrutturali. Dal punto di vista dei trasporti, Giuseppe ha fatto una bellissima presentazione, così come Massimo ha aggiunto che le nostre strade, il nostro parco della viabilità è veramente sofferente. E ce l'abbiamo tutti sotto gli occhi, le strade sono piene di buche, il centro storico è affollato, trovare parcheggio è impossibile, ecco perché necessitiamo di un vero piano, una vera rivoluzione da questo punto di vista. Però in questo momento è bene puntare l'attenzione su un aspetto fondamentale. Noi tutti abbiamo visto come Barcellona si è sviluppata nel corso degli anni secondo due grandi direttrici che attraversano tutta la città. Essenzialmente sarebbero tre perché c'è la statale di Sant'Antonino, ma fondamentalmente sono due, che diciamo andata e ritorno in direzione Palermo-Messina, e sono due, diciamo fondamentalmente una perché andata e ritorno a senso unico, che è congestionata. Fateci caso, tutti voi passando vi accorgete come è impossibile parcheggiare, circolare, sostare. Quindi da questo punto di vista si rende necessario, data questa carenza infrastrutturale, trovare una seconda possibilità, una seconda arteria che possa dare sviluppo, ma soprattutto, attenzione, bisogna dare fuga. Siamo a 100 anni dal terremoto, dal sisma di Messina, ecco, dovete sapere anche in questo caso che i sisma di magnitudo importante che creano danni consistenti hanno dei tempi di ritorno di circa 100 anni. Bene, a voi conti. Siamo passati, sono appena passati 5-6 anni dal 2008 che era il centenario. Ora, l'infrastruttura che è più carente di tutti e che permetterebbe la fuga verso ovest è la strada di Calderaspi-Mesante. Questa infrastruttura che è di fatto interrotta. Voi tutti sapete come nel 2011 l'alluvione ha portato via il ponte. Il ponte che doveva essere ricostruito, chissà quando, non si sa. Comunque, una cordata di professionisti, che peraltro saluto e che sono amici, e la maggior parte sono tutti anche colleghi di studio, si è offerta di offrire alla città gratuitamente, ribadisco gratuitamente, un progetto avveniristico, che badate non era un progetto, un disegnino, era un progetto esecutivo, era un progetto che prevedeva un ponte a doppio arco ripassato di 42 metri, sostenuto da due spalle con 30 pali infissi 12 metri, in termini tecnici io non vi voglio deviare più di quanto lo siate perché è da tanto che siete seduti. Comunque un'opera veramente importante. Bene, per non farla lunga, quest'opera non è mai stata realizzata, è stata accantonata, è stata messa da parte con delle giustificazioni che non avevano, diciamo, che non stavano né in cielo né in terra. E questo è inammissibile per noi, perché i colleghi, che erano tutti professionisti di Barcellona, ci hanno speso del tempo oltre che del denaro che diciamo, è stato speso per acquistare i software che hanno permesso il calcolo e la verifica strutturale, un calcolo fatto con gli eurocodici, quindi diciamo a livello di normativa siamo su normative che vengono usate in tutte le parti del mondo, in Giappone, Corea usiamo questi software. Bene, non l'hanno fatto. Qualche giorno fa, in un comizio a Calderà, qualcuno, mi riferisco al nostro avversario politico, l'avvocato Giussi Turrisi, ha affermato che se lui diventerà sindaco, in 6 mesi realizzerà il ponte.
Da un punto di vista politico ci sta perché fa propaganda elettorale, perché la sua compagine è talmente ampia, varie, variopinte, dalle tante idee che ha unito tanti eventi e puoi cercare consensi, ma lasciatemelo dire, non me lo lascio passare da un punto di vista tecnico, 6 mesi, ma stiamo scherzando, 6 mesi non sono niente. Basti pensare che il team che ha realizzato quel progetto veramente fatto bene, che ha ricevuto i complimenti di tutti gli ingegneri sviluppatori del software, è costato in termini di tempo a tutto il gruppo, è costato 5 mesi di lavoro, per non parlare poi della cantierizzazione che necessita un'opera del genere e per non parlare poi della realizzazione. Poi non siamo in Giappone, siamo in Sicilia, la burocrazia fa la parte che fa, sapete tutti quanto tempo impiega, quindi vorrei spendere una parola in più e dire ai nostri avversari politici di, anziché di parlare politichese, come questo è il termine che adesso va di moda, io sono tecnico, non sono abituato, ma hanno detto, Nicola mi ha suggerito che si dice politichese, però voglio dire, noi siamo concreti, abbiamo dei progetti, abbiamo un programma, la notte andiamo a letto alle 2 per studiare insieme a tutti gli altri membri della squadra, insieme a tutti i ragazzi e a tutti voi, e ringrazio Santo che è seduto là, che ci assiste, ci coordina, e siamo veramente contenti di lavorare in gruppo, lavorare in team e lavorare insieme a tutti voi. Lascio la parola a chi mi seguirà perché so che c'è la partita, dovrei andare a mangiare, quindi grazie a tutti per essere intervenuti, grazie a tutti. Gli argomenti da trattare sono tantissimi, subito dopo di me ci sarà la dottoressa Rambugolo che è alla sua prima apparizione pubblica e quindi non vogliamo rubarle spazio. Ieri sera abbiamo avuto una riunione con altri che vedete qui oggi messi disposti in senso orizzontale. Ieri sera eravamo tutti intorno ad un tavolo a cercare di insomma, capire e quadrare il cerchio su questa riunione e questa conferenza stampa che ci sarebbe stata oggi con Giuseppe Sottile, da prima attentissimo, poi a un certo punto lo vedevi che calava, a un certo punto ha detto: ragazzi, mi fido di voi, cioè nel senso, ha sentito così tante idee, così tanti argomenti, così tanti spunti che ha detto: vabbè, ok, basta, non mi dite più niente, ve la vedete voi, quindi non siamo solamente noi a fidarci di lui, ma è anche lui che si fida di noi, per fortuna. La fondamentale differenza, scusate se parlo veloce, ma ormai abbiamo capito il motivo, la fondamentale differenza che secondo me ormai è finita tra politici e tecnici è quella che il politico deve dire, deve avere l'idea, cioè deve pensare a cosa fare, invece il tecnico deve spiegare come si fa. Quindi io dico però che questa idea ormai è sorpassata, perché di politici, di chiacchieroni ne abbiamo, diciamo, fin sopra i capelli, non sto qua a fare nomi, adesso auspichiamo ad una nuova classe politica che sia anche tecnica, cioè gente che sa parlare, la gente sa dialogare, ma soprattutto che sa di cosa sta parlando, quindi questa doppia funzione. Io questa doppia funzione ritengo di averla perché ho sempre fatto politica, però nel mio settore, che è quello della veterinaria, mi sento abbastanza tecnico. Il primo problema che ha Barcellona da questo punto di vista è quello del randagismo, lo sapete tutti, è pieno di cani, di gatti, eccetera. Come risolvere questo problema? Facile dire, dobbiamo fare. Vi spiego subito come. Lo avevo proposto anche alla vecchia amministrazione uscente, la quale ha ascoltato, però poi non ha accolto evidentemente. Il comune spende circa 50.000 euro l'anno per i randaggi. Quindi fate voi i conti, costruire un canile costa circa, per 150 cani, costa circa 350.000 euro l'anno, per cui in 6-7 anni con i soldi che si spendono si può pagare un canile, cioè non fa una piega, è una cosa facilissima che capirebbe chiunque, non c'è nessuno intoppo, perché le ditte che ormai che costruiscono questo genere di strutture sono disposte a prendersi carico del debito direttamente con la banca, con la promessa che il comune pagherà negli anni. Quindi
è una cosa che possiamo mettere in pratica immediatamente. Ne abbiamo già parlato con Giuseppe, è una cosa semplicissima. Un'altra questione, vi dico l'ultima, che ancora siamo in tempo forse per rimediare, la cosiddetta home care premium. La home care premium, che è una cosa che in inglese fa figo, ma significa semplicemente questo: chi è dipendente pubblico, chi è in pensione ed era dipendente pubblico, quindi immaginate quanta gente a Barcellona poteva, e dico poteva, godere di assistenza domiciliare. Cioè veniva data dall'INPS, se io vado, io comune, vado all'INPS e gli dico ok, vorrei fare questa cosa, mi voglio accreditare come comune, l'INPS poi te lo concede, però questo non è stato fatto, non siamo accreditati, ti concede la possibilità di pagarti la badante, insomma quello che serve, e quindi anche qui creare lavoro. Abbiamo perso anche quest'altra opportunità. Chiudo con i servizi sociali perché rischio di essere troppo pesante, ma ci sono tante tante altre cose da dire. Io sono sempre per il dialogo, noi tutti siamo per il dialogo, quindi la segreteria è aperta, il comitato elettorale è aperto, ci possiamo vedere ogni giorno e confrontarci su ogni argomento. Io con i miei amici mi sento tutti i giorni e chiedo sempre idee, cosa posso dire, perché da ognuno di noi esce sempre qualcosa di nuovo. Voglio chiudere con un altro argomento, che con un altro argomento, prima quello dello sport. Sullo sport io dico questo: quando mi chiedono se sei juventino, se sei interista, eccetera, siccome io non tifo, non sono un tifoso, io rispondo sempre: io tifo il Genoa Virtus, no? Quindi mi dice: ma in che serie è? All'estero mi chiede: ma in che serie è? E dice: non è nel mio cuore, lascia stare, non è nessuna serie. Io ora dico questo: io credo che i tifosi, che dico, a volte sono da condannare per certi gesti e quant'altro, ma i tifosi di calcio e i tifosi di basket di questa città meritano delle risposte dal comune, positive o negative. È chiaro che nel momento in cui un assessore che si occupa di sport fa il tira e molla e dice: i soldi ci sono, no, i soldi non ci sono, forse facciamo la curva, no, ci vogliono 8 mesi, no, ci vogliono 15 mesi, io credo che sia vergognoso. Io credo che i tifosi, chi ha la passione per una squadra, per uno sport, meriti quantomeno di essere, dico, edotta di ciò che succede. Credo che ci voglia chiarezza e trasparenza. Ultima cosa, la sanità. Un unico punto, l'ospedale. L'ho detto nei comizi, l'abbiamo ripetuto, non è ammissibile che per colpa di accordi sovrastrutturati, fatti da politici che hanno deciso di distruggere questa città per distruggere il consenso di qualcuno, tutta la cittadinanza paghi il fatto che il nostro ospedale debba chiudere. Su questo io voglio prendere un impegno, nel senso che non vi dico come, ma vi posso dire solamente cosa, e cioè che nel momento in cui noi andremo a governare questa città e si parlerà di chiudere l'ospedale, noi siamo serenamente disposti a incatenarci alle porte dell'ospedale. E vediamo se lo dice. Grazie. Io intanto ringrazio il nostro candidato a sindaco Giuseppe Sottile per la fiducia che ha riposto nei miei confronti. Io, come avete già sentito, sono direttore amministrativo all'Istituto Copernico di Barcellona e da parecchi anni mi occupo, oltre della mia attività principale, quella di gestire i fondi della Comunità Europea. E proprio su questo argomento che vorrei trattare brevemente, i nostri propositi. E mi riaggancio subito a quanto detto dal dottore Barbera. La crisi economica che ha intaccato, che ha colpito la nostra città, ha accentuato ancora di più quello che è la disuguaglianza, quello che è il disagio economico-sociale. E cosa troviamo invece? Troviamo dei servizi sociali non rispondenti ai nostri reali bisogni, al bisogno del nostro territorio. Oggi
oggi non si può parlare di progresso economico se non si attuano dei seri interventi mirati a sostegno dell'integrazione e dell'inclusione sociale. Ecco perché una delle nostre priorità è quella, attraverso l'obiettivo tematico, scusate il termine tecnico, l'obiettivo tematico 9 previsto nella nuova programmazione europea 2014-2020, che già ha assegnato alla regione siciliana ben 6.837 milioni di euro. Noi prevediamo di, proprio utilizzando questo obiettivo, di prevedere dei progetti a sostegno dell'inclusione sociale. È possibile prevedere la realizzazione di centri territoriali che non svolgono solo, come adesso, un ruolo di supporto al bisogno momentaneo, ma che svolgano un vero ruolo di accompagnamento, un vero ruolo di orientamento per queste famiglie bisognose. Si prevedono piani di sussidi finanziari, questa è una novità nella nuova programmazione del 2020. Si prevedono piani di reintegro nel mondo del lavoro di queste persone svantaggiate. Inoltre, si prevede anche la possibilità di concertare con i centri dell'impiego. Altre azioni sono previste per persone che proprio per queste situazioni di crisi sono in condizioni economiche disagiate, e allora si prevedono degli interventi finanziari, interventi che sono a supporto di questi soggetti, interventi che sono il microcredito. E allora dove il comune, dove l'entità locale deve operare? Deve operare soprattutto a far sì che queste persone possano accedere a questo concreto finanziamento, per evitare soprattutto quello che è una realtà vera, una purtroppo realtà vera, quello che queste persone che sono esclusi dal credito tradizionale, perché le banche non danno più affidamenti, perché non danno più prestiti, di ricorrere, perché lo vedono l'unica soluzione ai loro problemi, di ricorrere a quello che è il mercato dell'usura. Altra priorità, così come ha accennato il dottor Liga, è quella dell'agenda digitale prevista dall'obiettivo 2, tematica. Io penso ad una pubblica amministrazione moderna, a una pubblica amministrazione efficiente, a una pubblica amministrazione che riesca a dare a tutti. La possibilità di snellire le procedure amministrative, le lunghe attese, e soprattutto la possibilità di accedere il cittadino agli atti amministrativi, quindi una maggiore trasparenza. Altro importante obiettivo è quello già accennato dal Franco La Rocca, è quello dei finanziamenti per la messa in sicurezza delle nostre scuole. E io ci lavoro dentro una scuola, io so realmente le condizioni delle nostre scuole. Vogliamo dare la sicurezza ai nostri genitori che i figli vadano a scuola e che non incorrono a nessun problema di cadere un tetto. Ma non puntiamo solo sui finanziamenti che danno la ristrutturazione, che danno la messa in sicurezza. Il nostro gruppo ha un'idea brillante, ha un'idea nuova, che è quella di una scuola moderna, una scuola funzionale, non solo la ristrutturazione. Forse è un sogno, non credo, perché proprio in questa programmazione è prevista la possibilità di ottenere questo, una scuola dove il ragazzo abbia
abbia degli spazi non solo per didattica, uno spazio dedicato anche allo sport, scuole dotate tutte di impianti sportivi, scuole dotate di spazi per il relax, per poter la creatività, quindi la scuola con un'idea moderna, la scuola che diventa un centro di cultura, di formazione, ma anche di aggregazione territoriale. Altro intervento sarà, e questo l'ha già detto in modo brillante il nostro designato sindaco, punteremo ad azioni di recupero e di valorizzazione del nostro patrimonio culturale, di far conoscere alla gente le nostre tradizioni locali. Quindi uno dei nostri obiettivi è quello proprio della nascita del Museo delle Varette. Ma non è solo questo, non è solo questo previsto, sono previsti finanziamenti a sostegno delle piccole e medie imprese, lavoro nel settore del turismo, attraverso la microfinanza, che possa aiutare i nostri giovani, le nostre imprese giovanili. I giovani non è che non hanno idee. Le idee ci sono, è come se non ci sono, ma uno dei grossi problemi qual è? È l'ostacolo all'accesso al credito. E allora in questa grande programmazione, in questa nuova programmazione dove la regione siciliana ha speso tantissimo per il nostro futuro, ci sono degli finanziamenti con capitale proprio rimborsabili, prestiti per anche con il ricorso ad intermediari finanziari. Infine, creare lavoro ai giovani. Basta con gli inutili cantieri scuola. C'è previsto un piano straordinario per l'occupazione, utilizzando questi fondi, utilizzando i fondi europei 2014 e 2020. Sono previsti degli investimenti a sostegno delle start-up per i giovani, politiche serie, puntuali, mirate agli artigiani, alle piccole imprese. E come si può attuare tutto questo? Si può attuare anche e soprattutto attraverso la creazione di sportelli di consulenza e di progettazione a costo zero, dove lavorano anche giovani che sono esperti nella progettazione europea, che offrono la propria esperienza ai cittadini, ai nostri giovani. Perché non si deve arrivare come si è arrivato purtroppo. A maggio del 2014 l'Italia si è presentata con 11 punti in meno rispetto alla media europea per utilizzo dei fondi europei. Abbiamo restituito milioni alla comunità europea. Allora io ritengo e sono confortata dall'esperienza nel mio piccolo, nel campo scolastico. Nella mia scuola ci sono ben 13 laboratori, tutti dotati di tecnologie avanzate, e questo solo ed esclusivamente con i fondi della comunità europea. Parliamo di digitalizzazione, di registro elettronico e di robotica. Abbiamo un laboratorio di robotica. Questi non sono sogni, questi sono realtà, questi sono il frutto di un lavoro serio, un lavoro di studio fatto con esperti, e abbiamo ottenuto i risultati. Allora io credo che realmente oggi più che nel passato sfruttare le possibilità previste da questa programmazione europea 2014-2020 si possa arrivare veramente ad essere il motore, la città nuova, una città moderna, capace realmente
di mettere a frutto questi progetti e riuscire a dare realmente le risposte ai suoi cittadini. Grazie. Grazie alla dottoressa Bucalo, grazie da parte mia a tutti voi per l'attenzione, grazie a Giuseppe Sottile e agli altri amici per avermi consentito di tagliarmi questo piccolo spazio a questo tavolo, credo di non esserne comunque degno, e do la parola per i saluti e le conclusioni proprio al nostro candidato sindaco, l'avvocato Giuseppe Sottile. Grazie a tutti. Avete visto, noi abbiamo qui una macchina da guerra, non c'è, abbiamo la femminina, si dice che la donna è il motore del mondo, ecco, noi abbiamo, la nostra donna sarà il motore di Barcellona, io mi sento di dirlo perché ci ha dato prova, ci ha dato veramente prova di questo. Io vado a chiudere. Intanto volevo soltanto, ecco, avete visto, noi abbiamo presentato tutta la squadra, tutta questa squadra sarà messa a disposizione della città con il massimo impegno. A completare questa squadra noi vogliamo indicare sin da adesso tre esperti, che sono l'avvocato Alessandro Lo Giusto, che è qui presente, che ovviamente contenzioso e da supporto nelle procedure amministrative. Poi abbiamo il prossimo architetto, Santo Galiri, per la gestione del patrimonio immobiliare e per i rapporti con gli enti ed associazioni di volontariato. Ed infine abbiamo anche una figura, un'illustre figura, che è il professor Maurizio Carta, che è vicepresidente del Politecnico di Palermo, nonché docente ordinario di urbanistica a Palermo ed ex assessore al Comune di Palermo. Una figura veramente straordinaria che può darci, che veramente ci onora e ci fa fare quel salto di qualità che può permettere veramente una proiezione nel futuro di Barcellona. Detto questo, chiudo con, visto che siamo qui all'interno del Parco Maggiore La Rosa, chiudo con quello che è un altro punto del nostro programma che io ho voluto riservare per l'ultimo, ed è quello della creazione della tomba all'interno del famedio del cimitero, perché quello che è stato per noi un eroe, non solo per Barcellona, che certamente ha portato lustro a Barcellona, ahimè, col sacrificio della sua vita, che è stato ed è un eroe per tutta la nazione, merita un posto, merita un luogo importante dove poter essere ricordato e dove poter essere visitato dai suoi genitori e da tutta la nazione.